Il nostro viaggio ha inizio a Londra, dove abbiamo soggiornato per 3 giorni. Londra mi è sembrata una città di un altro pianeta, con i suoi bus a 2 piani, i tipici taxi, le strade sempre affollate da auto e di pedoni. Ho notato gente proveniente da ogni parte del mondo e ciò la rende più affascinante e più attraente. Qualsiasi cosa tu cerchi, la puoi trovare e non ci sarebbe tempo per annoiarsi neanche in un mese. Parchi e giardini, poi, sono estremamente ordinati, puliti, ma soprattutto belli. Dei 3 giorni che abbiamo trascorso a Londra, il luogo che più mi ha colpito è stato il Museo delle Cere di Madame Tussauds. Tutte le statue sembravano così reali che quando sono arrivato a casa e i miei genitori hanno visto le foto, mi hanno chiesto se erano veri. Durante il transfert verso Worcester, meta del nostro soggiorno di studio, abbiamo potuto visitare Oxford. Ed eccoci arrivati. Worcester è una pittoresca città sulle rive del fiume Severn, nell'Inghilterra occidentale. A noi è parsa carina, con un centro pieno di negozi, la Commandery, la cattedrale, vera opera d'arte con i suoi rosoni e gli intarsi di legno. Lo stile delle case, tutte uguali nella mia zona, mi ha reso difficile all'inizio riconoscere l'abitazione della mia famiglia adottiva. Sabato sera è stato per me il momento più traumatico. Infatti, arrivato alla casa della mia host family, mi sono trovato davanti a un esercito di persone. Tutta la famiglia al completo, con l'aggiunta di una francese, uno spagnolo, un cane e un canarino. Mi sentivo piccolo piccolo e imbarazzato tra giganti e non vedevo l'ora di potermi ritirare nella mia camera. Adesso che sono passati tanti giorni, però, sto molto bene. Mi sono abituato a convivere con tante persone. La famiglia è premurosa e affettuosa con me. Ma se ripenso a quel sabato sera... Il corso di lingua inglese è tenuto presso il Technical College. Italiani e tedeschi sono divisi nelle varie classi in base a un test iniziale. Ogni teacher ha una propria aula e gli studenti cambiano classe a seconda dell'insegnante del giorno. Tra le diverse escursioni in programma ci piace ricordare quella effettuata alle Malvern Hills. Sono delle stupende colline piene di verde. Arrivare fin lassù è stato molto faticoso, la tentazione di tornare indietro era grande, ma tutto ciò è stato ricompensato dallo splendido panorama. Nelle vicinanze di Worcester abbiamo inoltre visitato la Stuart Crystal, una fabbrica per la rinomata lavorazione del vetro. Una giornata del nostro soggiorno è stata spesa nell'antichissima e affascinante Bath. Nella mattinata abbiamo visitato le famosissime terme romane perfettamente integre e nel pomeriggio ci siamo divisi in gruppetti per fare shopping nelle caratteristiche e lussuose vie, ricche di grandi magazzini e maestosi negozi.
Per quanto riguarda le attività sportive, oltre ad alcuni pomeriggi trascorsi in piscina, abbiamo partecipato alla mitica Fun Run, ovvero corsa divertimento, 5 miglia. Ci siamo classificati terzi con l'atletico Giorgio Malucelli. Per saziare poi le pance degli stanchi atleti è stato organizzato un barbecue. Giorno 2 agosto, martedì, festa di addio per italiani e tedeschi. La sala dove si tiene il party è gremita di gente. Chi beve seduto ai tavolini. Chi si serve al tavolo imbandito dalle host families. Chi balla freneticamente in una piccolissima pista. Viene il momento dei premi. I teachers inglesi premiano alcuni ragazzi mettendo in evidenza caratteristiche che li avevano distinti durante le 3 settimane. Si ride perché ad Ombretta, che ama follemente i dolci, si regala uno spazzolino da denti. A Valentina, che predilige la moda mista fra il bizzarro e il sexy, si regalano un paio di pantaloncini molto eccentrici. Io, seduta ad un tavolo, li guardo ad uno sfilare davanti a tutti, fra gli applausi generali. Siamo ormai vicini alla partenza e nell'aria c'è la nostalgia di casa, degli amici, del mare e del caldo. Ma io sono sicura che quando il mio aereo atterrerà a Bologna ci sarà qualcuno che ripenserà a Londra, a Bath, a Worcester, ai giorni in compagnia con altrettanta nostalgia. È giusto che sia così. Altra cosa positiva, adesso riesco a seguire la TV in inglese, e non è poco.